Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo episodio dell'Angolo del D&D. Allora, oggi mi è stata posta una domanda abbastanza interessante e darò una breve risposta anche perché i metodi per risolvere questa situazione sono tanti, ma sta sempre al master saper conoscere e saper far divertire i suoi giocatori. Quindi la domanda è stata: dinamico, nel mio gruppo ci sono, diciamo, dei litigi, ma non fra i giocatori, ma fra i personaggi, dovuti a allineamento e altri fattori. Io personalmente non so come gestire la cosa, visto che il personaggio malvagio vuole uccidere i padroni del gruppo. Come posso fare? Perché mi ha detto anche che cerca di dissuadere il giocatore da far ciò, ma gli risponde che il suo personaggio è malvagio e queste sono le sue intenzioni. Ok. Come situazione abbastanza classica. Succede, anzi, deve succedere perché si crea un gruppo con più allineamenti. Questo è il risultato. È normale che giocare allineamenti diversi, specialmente avere un personaggio malvagio all'interno di un gruppo con un paladino che per forza è buono, ci siano degli attriti. E in base a ciò che accade, ci potrebbe essere anche il tradimento e l'uccisione di uno dei due, o il distaccamento. Questo è perfetto, significa che il gruppo ha capito cos'è allineamento, ha capito che tutto ruota intorno a una filosofia, a un modo di vivere i personaggi, quindi gli danno un po' di vita, li fanno agire anche in modo diverso dal solito, non come degli automi che vanno là, uccidono mostri, fanno il tesoro, sono sempre d'accordo. Questo è molto bello, però possono venire fuori questi problemi, potrebbero venire fuori anche problemi maggiori, specialmente se, faccio l'esempio, il gruppo si dividesse in due parti, proprio in due schieramenti, in base forse all'asse legge caos, più che bene e male. Comunque, questi sono altri esempi. Come gestire queste situazioni? Cosa può fare questo povero master alle prime armi che si trova in questa situazione? La risposta, secondo me, è molto semplice. Non va, lui non deve andare a toccare il giocatore, parlare con loro su come no, ragazzi, non va bene litigare tra di voi perché dobbiamo giocare in gioco. Ma va più nella storia, ok? Perché loro fanno, diciamo, tra virgolette, il loro compito in maniera perfetta. Il buono gioca al buono, il malvagio gioca al malvagio, il legale gioca al legale e succedono degli attriti. Ora, in base a come sono i personaggi, cioè se si sa che deve andare a finire male, e i giocatori, diciamo, sono esperti, quindi non gli interessa la fine del loro personaggio, ne ricambiano un altro. Si potrebbe lasciare anche andare così, cioè c'è il litigio, succede qualcosa e qualcuno fa la brutta fine, o qualcuno si allontana per sempre dal gruppo e si lascia andare così. Oppure c'è il master che interviene. Ma come interviene? Interviene nel modo più classico, nel modo più teatrale. Il tipico modo da film, tra virgolette, è la stessa storia che pone il rimedio ai dissidi. Spieghiamoci meglio. L'esempio in questo caso è: il paladino legale buono dà fastidio al mio malvagio. Il mio malvagio si irrita e lo vuole far fuori. In un momento o nell'altro lo farà fuori. Ma cosa accade? Che il personaggio malvagio ha dei suoi motivi per cui è malvagio, ha dei suoi schemi. Stessa cosa il paladino. Che succederebbe se il paladino magari gli salvasse la vita e il personaggio malvagio, diciamo, si tratterrebbe dall'ucciderlo? Oppure, cosa ancora migliore, perché il personaggio malvagio è mosso da qualcosa, cosa succederebbe se il paladino improvvisamente diventasse la cosa che a lui è più utile e non lo vorrebbe più uccidere, fino a che ovviamente non si esaurisse la sua utilità? Cioè, cerco di spiegarmi meglio. Sta il master con la sua storia, col concatenarsi di eventi, riuscire a, tra virgolette, far coesistere il gruppo, senza forzature, ma con tocchi narrativi, cioè in modi fini, superflui. I giocatori capiranno che succede qualcosa di particolare, ma se il tutto funziona e lascia loro molto spazio di manovra, non sentiranno nessuna costrizione perché non ci sarà. Sarà loro la scelta. Tipico esempio: magari il personaggio malvagio vuole uccidere il paladino, aspetta l'occasione giusta. Nel frattempo accade che lui viene
cattato dalle guardie, condannato magari a lunga pena e non può fuggire. Il paladino crede alle parole di questo, dice che non può essere stato lui e gli fa da galante e dice che finché starà con lui sarà libero di continuare la sua missione e lui sarà il suo sorvegliante. Ecco che tutte le guardie del continente, della regione, scusate, vengono informate e finché quel paladino sarà vivo, lui sarà libero. Ma se dovesse sparire o dovesse essere visto il ladro, tra virgolette il ladro, il malvagio, penso sempre al ladro come malvagio, senza la sua compagnia, verrebbe subito arrestato e avrebbe una vita più difficile. Questo è un esempio molto, molto banale, molto classico, ma ce ne possono essere altri. Esempio. Il paladino buono che scopre che il mago del gruppo è malvagio, ha commesso omicidi e altri atti per migliorare i suoi incantesimi e lo vuole punire pesantemente, forse consegnarlo alla giustizia o peggio ancora ucciderlo, si deve fermare. Perché? Perché il mago è l'unico che lo può portare dove è la sua cerca, dove magari cerca il soggetto sacro, dove magari sta cercando di salvare qualcuno. Solo il mago sa dov'è il posto. E deve fermarsi perché se lo uccidesse o se lo farebbe troppo arrabbiare, potrebbe andarsene e non rivelarlo. Ovviamente, finito questa piccola, diciamo, scamotage, si ripresenterebbe il problema. Ma dopo chissà cosa accade, magari cambia il modo di pensare. Il cambiamento è una cosa molto molto comune nel gioco. Magari mettono da parte gli dissidi, magari uno dei due decide di mettere da parte il suo personaggio e far lasciare il gruppo e fare un altro allenamento diverso. Sono tanti modi, questo è un piccolo rimedio temporaneo, temporaneo tra virgolette perché può durare anche tanti livelli, quindi sta sempre al master e ai giocatori gestire la cosa. Io ringrazio molto chi ha posto questa domanda perché veramente quando date spunti a me narrativi per spiegarvi come rende migliore il gioco, cerco sempre di essere chiaro e dare a voi degli spunti per migliorare il vostro gioco. Perché il mio già ormai l'ho migliorato da tanti anni, questi li ho scoperti con l'esperienza e magari anche giocando con persone più esperte. Adesso sta a voi, con questi spunti, sfruttare questo escamotage, questi escamotage, perché sono veramente infiniti. E guardate bene, queste non sono forzature, non sono costrizioni. Se sapete utilizzarli, questa è proprio vita. Il mondo che create intorno ai vostri personaggi prende vita e succedono. Destino, si chiama, chiamatelo destino, chiamatelo sfortuna, o fortuna per qualcuno. Ma quei quattro avventurieri disgraziati continuano la loro avanzata, anche se sono degli elementi diversi e non si capisce bene il motivo per cui, perché quei 4-5 personaggi stiano insieme. In realtà c'è qualcosa tutto intorno. Poi c'è la tipica e classica di tutti i cliché. Magari tre personaggi. Porto sempre esempio: il paladino vuole eliminare il malvagio, o il malvagio vuole eliminare il paladino, e c'è un terzo personaggio che è innamorato di uno dei due. E il terzo non fa, i primi e i secondi non fanno niente perché non lo vogliono contrariare. Che sia buono o malvagio, quel personaggio innamorato di uno dei due non è intoccabile. Perché lo sceglierà il master, sarà un motivo. O perché è troppo forte, o perché è troppo utile, ma diciamo, l'innamorato non si tocca. Punto. Questa è la cosa più semplice che accade, specialmente se nel gruppo ci sono personaggi di vari generi maschili e femminili e molto spesso li fanno interagire i giocatori tra loro. Come vedete, mi vengono in mente ogni secondo esempi diversi, sono modi sempre diversi, ma comunque non voglio dilungarvi tanto. Spero che ho risposto alla domanda, vi ho dato spunti per giocare e sia stato utile come sempre. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, mi piace la condivisione, fatemi sapere se avete utilizzato dei metodi simili, se ci sono dei migliori, ovviamente ci sono sicuramente dei migliori, questi sono i primi che mi sono venuti in mente. Io personalmente, nelle mie lunghe campagne che ho svolto, pochissime volte mi è capitato questo problema, perché giocare allineamento è una cosa molto bella, ma non tutti riescono a sfruttarlo fino al punto da crearsi dei problemi nel gruppo. Quindi ecco che appena mi ha portato questo esempio, ho capito che sta giocando con persone che apprezzano molto i giochi di allineamento e questo mi ha fatto piacere.
Come sempre vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!